Ciao, bentornati in un nuovo video. Video haul. Ho comprato delle cose, alcune cose, ancora quei saldi, le scarpe e il resto invece, no, anche una camicia e il resto invece me lo sono comprato nella collezione nuova. Comincerei subito da OVS. Dove allora io ho dei micro video che avevo fatto gli Insta Story, quindi sono video di 15 secondi dove io ho provato la roba in camerino e ve la farò vedere da lì. Comunque ho preso questa tutina della collezione nuova che ho pagato 30 euro se non mi sbaglio. Oddio, non mi ricordo. Ma ragazze, OVS, Non mi ricordo, collezione nuova, 20 o tante 30 euro, però soddisfazioni, questo è il guardate. collo, questo è il dietro. C'è carinissima E lo questa so tutina. che fatta così, cioè vista così non si vede niente, ha poi uno scollo qua sul seno. Comunque vi farò passare il video che così la vedete meglio. E niente, l'ho presa perché io utilizzo un sacco queste tutine qua, mi piacciono tantissimo, difatti questa qua l'ho già utilizzata e con una giacchettina di pelle sopra è bellissima. E per il prezzo che aveva era veramente conveniente, perché calcolate che io ne ho altre che ho comprato e minimo di 65 euro non le pago mai, questa tipo 30 euro, cioè l'ho presa proprio così al volo, anche perché quando poi sono tornata non c'era effettivamente più, era scomparsa. Poi sempre da OVS ho preso con i saldi questa camicia qua che avete visto sempre su Insta Story, invece che 29,90 l'ho pagata 15 euro, è carinissima, fatta così. Anche qua vi farò vedere il Sto provando delle pezzettino cose da di video. OVS, guardate questa Questo è il camicettina che carina, sta al colletto e poi ha la 50%, manichina invece che appunto 30 fatta euro, così come qua, 15. che mi piace un sacco. Boh, mi piaceva tantissimo e quindi me la sono presa. Poi a metà prezzo, parliamone. Non in saldo da Tezenis, mi sono comprata una magliettina, l'ho pagata 12,90 euro. È un, com'è che si chiama? Una casacchina per la palestra, perché spesso ho freddo, che non c'è riscaldamento tanto alto là, e a manica lunga, nera, col cappuccetto da appunto mettere o da appoggiarmi sopra o proprio per quando entro in palestra da tenere legata. Ecco qua, c'è quello della tutina, 29,99 l'ho pagata la tutina, eccolo qua. Poi sempre all'OVS avevo comprato questo qui in saldo, invece che 12,99 l'avevo pagato 6,50 euro. È fatto così, poi c'è scritto positive vibes e è praticamente per la palestra. Io lo cercavo da tantissimo, ha gli scomparti così e poi si appende con dentro la roba. Anche se in questo momento non mi sto più facendo la doccia in palestra, perché come vi spiegavo Luna non può stare troppo tempo da sola, però prima o poi purtroppo tornerò a fare la doccia in palestra perché lei ci lascerà e quindi boh, ho preso questo. Da Sephora mi sono presa due tinte labbra con lo sconto del 10%, sì, del 10%, comunque le ho pagate 1 euro in meno, invece che 10,90 le ho pagate 9 e qualcosa. Io ho preso la colorazione 21, che è questa qua che ho su, e la colorazione 24, mi piacciono tantissimo, sono come quelle che già avevo e boh, ci sono anche degli altri colori che mi piacciucchiano, magari più in là me ne prenderò ancora. Sono passata anche da Calzedonia e ho preso solo cose della collezione nuova. Ho
ho fatto l'offerta quella 5,95 euro, se ne prendeva 5 c'era uno in omaggio in pratica, e mi sono presa allora finalmente quelle con i fiocchetti per questa primavera che sono ritornate, eccole qua col fiocchettino nere. Io per il momento le ho trovate, c'erano nere e blu se non mi sbaglio, però io le ho prese solo nere, anche se devo stare attenta come le lavo perché vedo che non è che sono proprio attaccate benissimo. Comunque ne ho prese due paia con il fiocchettino, ho detto così se in caso mi si rompono ne ho un altro paio. Ne ho prese un paio con i pom pom, carinissime, perché tanto in teoria questo freddo se ne andrà via e poi cominceremo a mettere le gonnelline, i pantaloncini e le scarpe da ginnastica e queste qua e le mie Dansko. E poi ho preso, cioè guardate queste qua che belle, a righe bianche e nere e hanno il divieto al tacco, cioè sono bellissime. E anche di queste ne ho prese due paia fatte così perché sono più leggere e ho detto magari si bucano, e quindi boh, per fare le 5 paia ne ho prese due paia così, due paia con i fiocchi e un paio con i pom pom. Per quanto riguarda il vestiario, ho finito, cioè ho preso questa roba qua, anche perché da Stradivarius delusione, proprio non ho trovato mai niente, non ho mai comprato niente da Stradivarius coi saldi. Da Bershka ho trovato delle cose ma niente di eclatante, magari farò ancora un giretto, non lo so, magari non è l'ultimo video dei saldi perché tanto i saldi vanno avanti ancora. E da Primark non sono riuscita ad andare perché con una così assolutamente non è possibile andare, e perciò quest'anno i miei saldi diciamo si sono fermati un po' al video precedente per quanto riguarda l'abbigliamento, ma invece per quanto riguarda le scarpe grandissime soddisfazioni. Allora il primo paio mi è arrivato questa mattina col corriere, l'ho preso da Kermit Calzature, vi lascerò qua sotto la loro pagina Instagram, il loro sito. Le scarpe sono queste qua che ho su perché sono arrivate questa mattina e le ho già messe per provarle. Allora, sono di Winsor Smith, eccole qua, vabbè, sono sporche perché le ho utilizzate, hanno il velcro, gli strappi a velcro, sono bianche, hanno il torello qua laterale e i torelli qua dietro e con la para. Questa è la loro scatola, loro si chiamano Fast, venivano 150 e le ho pagate 75. Gli stavo dietro da un po' sia a queste che a quelle argento. Quelle argento sono state indecisa fino alla fine se prendere queste qua bianche o quelle argento. Quelle argento mi piacevano veramente tantissimo, però poi mi sono detta vabbè, io le avrei messe comunque anche argento, però mi sono detta cavolo, il bianco anche in primavera con le gonnelline di jeans, con i leggings e una maglia nera o bianca che comunque le ho, tipo oggi ho sui leggings il crop top corto bianco e nero e sotto avevo le scarpe bianche e boh, mi piaceva un sacco. Poi, sempre di Winsor Smith, queste ve le ho fatte vedere in un vlog, ho preso le Malice, anche queste al 50%, qua in questo caso le vedete sporche, nel vlog ve le avevo fatte vedere che erano nuove perché le ho già utilizzate e sì, sono effettivamente comode come vi dicevo, perché le ho tenute su una serata intera, ce la puoi fare Chiara? Le ho tenute su una serata intera e sono effettivamente comode. Non sono ciabatte, però per essere scarpe col tacco molto sottile e senza plateau, senza niente,
sono comode. Anche queste le ho prese al 50%, quindi invece che 170, se non mi sbaglio, le ho pagate 85. Non mi ricordo se costavano 170 o 180, boh, non mi ricordo. Comunque, non mi ricordo se le ho pagate 83 o 85. Sono passata l'altro giorno da Feli, queste le ho prese da Tip Tap alle Gru. Sono passata l'altro giorno da Feli in negozio e erano praticamente finite, era rimasto solo un numero, quindi per fortuna le ho comprate, perché io queste qua le desideravo alla follia. E poi un altro paio che desideravo alla follia erano le Steve Madden, queste, prese anche queste al 50% e pagate, no, queste prese al 70% le ho pagate 55 euro. E sono queste qua, questo tronchetto qua. Fantastiche, li adoro proprio. Hanno l'apertura qua davanti delle ditine, magari adesso ve le faccio vedere indossate, che così vedete anche quanto sono carine indossate. Sono, nonostante abbiano un po' di plato davanti, sono meno comode delle Winsor Smith, già ve lo dico, perché le ho sentite subito nel provarle, cioè si sente subito. Le rimetto dentro nella plastica, perché almeno così rimangono, essendo in vellutino ciniglia, se no mi si riempiono tutte di polvere. E questa è stata la roba che ho comprato ancora coi saldi e non, ma alla fine non coi saldi, ho preso la magliettina quella da Tezenis, la tutina di OVS, perché 30 euro era fotonica e poi, cioè, mi piace tantissimo come mi sta, e le calzine di Calzedonia. Quindi poi per il, e vabbè, le tinte di Sephora le ho prese comunque con lo sconto, il resto l'ho preso comunque ancora tutto con i saldi. Vedrò se riesco a fare ancora un giretto. Sono andata un po' di volte da Zara a vedere le cose, perché anche da Zara non ho preso assolutamente niente, però cavolo, coi saldi le cose belle le tolgono. E quindi io aspetto adesso verso la fine, che sono sicura che troverò le botte, quelle da paura, 5 euro, un pezzone proprio da paura. E voi avete comprato ancora qualcosa? Raccontatemi, ditemi se c'è qualcosa che assolutamente devo andare a vedere e non mi devo perdere. Scusatemi se non vi rispondo ai commenti, ma credetemi, cioè io li leggo tutti, e credetemi che mi viene veramente difficile rispondere ai commenti, perché non ho tempo, faccio veramente a malapena riuscire a girare i video, montarli, metterveli online, perché ho tantissime cose da fare e con l'una così bisogna veramente starle dietro, peggio di un neonato, peggio. Perché se non la si porta giù anche agli orari giusti per fare la pipì dopo il diuretico, cioè lei sviene perché va sotto sforzo. Quindi perdonatemi tantissimo, ma io dal cellulare i vostri commenti li leggo tutti, 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 tutti. Se di solito c'è qualcuno che mi chiede qualcosa di importante, cerco di rispondere subito dal cellulare in un attimo, perché sennò... perché mi dispiace in sostanza, sapete che io sono una che di solito risponde sempre a tutti. E niente, come al solito, se apri la finestra il mio bacino ti arriva, e noi ci vediamo al prossimo video, e se ti è piaciuto il mio video non ti dimenticare di mettere un pollicino in su, che mi aiuti a crescere, se ti va, ovviamente. Ciao!